Ecco qua, scusate la barba, ma sono tornato dal viaggio e mi sto rilassando. In compenso ho messo la maglietta Trips. Allora, oggi volevo parlare sempre del discorso degli annunci che stiamo caricando e come sapete ne stiamo rifiutando abbastanza, siamo ancora sul 40%, ci piacerebbe no, non doverne rifiutare così tanti, ma insomma gli standard sono quelli decisi e quelli che ci vengono proposti spesso non lo sono. Abbiamo adesso aggiunto nel modulo, abbiamo chiarito meglio quali sono gli standard, così magari una persona prima di fare la richiesta verifica. È successo un episodio interessante, io non l'ho seguito direttamente, non sto seguendo direttamente le approvazioni, il nome della decentralizzazione, anche il nome del non fare tutto io, che è importante. C'è un annuncio che si vede meglio. Allora, apparentemente questa persona è super host in Airbnb. Io non ho neanche visto l'annuncio, per cui non valuto, non sto parlando di questa specifica persona, però mi hanno detto appunto che una persona alla quale abbiamo rifiutato l'annuncio, o diciamo non ha approvato l'annuncio e suggerito di migliorarlo col corso, è super host e ha detto qualcosa più o meno sulla falsariga di siccome sono super host non posso migliorare. Ecco, ripeto, non ho neanche letto la risposta di questa persona, per cui non deve essere presa come un attacco a questa persona, ovviamente, ma è più sul caso generale. E perché ricapiterà ancora? Ecco, questo è un po' il concetto. Siccome capiterà ancora, chiariamo prima quali sono le, diciamo, le logiche di base. Allora, di base un super host, secondo me, è super host perché lavora bene sul campo, cioè ha un appartamento, una stanza di qualità e gestisce bene il tutto e riceve buone recensioni. E tra i vari parametri del super host non c'è la qualità dell'annuncio. Chiaro, se l'annuncio è fatto molto male e poi comunica cose sbagliate, il cliente arriva e trova cose diverse da quanto dichiarato, ovviamente riceve una brutta recensione. Però se l'annuncio è onesto, magari non fatto benissimo, con fotografie non sufficientemente chiare, nelle quali non si spiega tutto, eccetera, ma poi l'esperienza del nostro ospite è positiva, può tranquillamente diventare super host. Quindi il concetto è questo. È indifferente se sei super host o meno, non c'è una valutazione in Airbnb sulla qualità dell'annuncio e quindi non c'è nessun modo, diciamo, nessuna certificazione ufficiale di qualità dell'annuncio. Se non forse adesso quelli che cominciano a essere Airbnb Plus, però è un altro discorso, sono Airbnb Plus, noi le fotografie di Airbnb non le possiamo prendere. Basta, tutto qua. Insomma, siccome nasceranno diciamo, varie contestazioni, cerchiamo un attimo di chiarire prima per evitarle. Purtroppo non sarà facile eliminarle completamente. Cercheremo di migliorare sia la comunicazione che la qualità stessa delle nostre specifiche. Cioè, noi abbiamo degli standard minimi che magari sono sbagliati. La discussione è aperta in Trips, chiunque può intervenire e dire la propria. E quindi insomma va bene così. Una persona l'altro giorno ha scritto che sotto un video che si è trovata male in Messico negli Airbnb perché non corrispondevano mai le foto con l'annuncio stesso, in quanto spesso le foto erano vecchie e l'annuncio ormai, l'appartamento ormai era rovinato rispetto alle foto fatte qualche anno prima. E ci ha chiesto come gestiamo questa cosa, noi abbiamo risposto, noi in realtà non abbiamo previsto questo problema e lo dico appunto per chiarire che non siamo perfetti, abbiamo bisogno di input da parte di tutti, non crediamo di avere raggiunto il top della teorizzazione, della perfezione dell'annuncio, per cui insomma se credete che stiamo valutando in maniera sbagliata potete tranquillamente intervenire in un commento sotto YouTube, in Discord, in Telegram, come via mail o come preferite. Bene, chiudo qui e vi saluto. Ciao!